Sicuramente, perché come ti ripeto, io ho sempre passato 3, 4, 5 mesi, quelli invernali, dal mese di ottobre fino al mese di febbraio, passavo sempre qua 15-20 giorni, poi tornavo una settimana a casa e quindi niente, io ho vissuto questa cultura, mi sono creato tantissime amicizie e poi sono quelle città particolari in cui devi portare rispetto e essere rispettato. Non è una città facile che tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Tanto per renderti l'idea ti faccio un esempio così almeno riuscite a capire. Se tu vieni qui che sei una persona sposata e ti metti a guardare delle belle donne, non è che ti è vietato, ma sicuramente non sarai una persona accettata da loro, perché la loro cultura. La cosa più rispettata deve essere la famiglia. Se vai a Milano non interessa a nessuno se tu guardi una donna bella oppure che tu sei sposato o non sposata, no, qua è diverso. E io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto con i miei nonni, in cui la prima cosa principale che mi hanno insegnato è che la famiglia è sacra e quindi ci sono delle regole che vanno rispettate. Sì, ora Quindi io mi il trovo terreno è bene, scivoloso, loro hanno Silvio, capito chi perché la sono. famiglia è sacra, Mi però hanno dato. questo non ci, cioè, poi, se vogliamo guardare anche una bella donna, non credo ci sia niente di male. La domanda però che ti faccio Sì, è ma non questa. hai No, capito, ma no, ho capito, se no, ho tu guardi una capito. bella donna non c'è niente di male, ma se tu sei sposata e moglie e figli, è inutile che vuoi andarti a scopare quella lì, che No, magari è una ragazzina, e no, farà bene a tagliarti i coglioni, no, no? sì, Perché no, no. la maggior parte.